L'indagine è durata una settimana, è stata un'indagine veloce e si è conclusa fortunatamente in maniera positiva. Siamo partiti dal controllo, ripeto, del territorio su dei personaggi che sappiamo essere consumatori di droghe leggere. Da lì, a seguito di qualche accertamento, è stata notata la presenza di una Peugeot 206 di colore nero che in più di un'occasione ha gravitato nella zona di Montebelluna, zona di Montebelluna e Carano di San Marco. Gli accertamenti sull'autovettura ci hanno portati a Bassano del Grappa, questi due fratelli marocchini, e sono stati effettuati dei servizi di appostamento sotto la loro abitazione in Bassano del Grappa, e venerdì sera è stata conclusa l'operazione con il sequestro di 9 kg di hashish. Come si è concretizzata poi la scoperta che avete fatto della droga all'interno dell'auto? Beh, nel corso di un servizio è stata notata la presenza dei due fratelli che uscivano dall'abitazione con un fare molto sospetto, circospetto, si guardavano intorno. E da un primo controllo uno dei due fratelli aveva dietro del materiale che poi abbiamo sequestrato, che probabilmente sarebbe servito per occultare bene e per suddividere la sostanza stupefacente. È stata estesa la perquisizione dell'autovettura e ha consentito di rinvenire quel grosso carico. Nascosto in un intercapedile ricavata nella parte posteriore dell'autovettura, dello sportello. Diceva che l'auto l'avete messa sotto sopra. È stata normalmente perquisita come avviene in ogni occasione. Avendo effettuato il primo rinvenimento, ovviamente abbiamo controllato un po' da tutte le parti, in tutte le intercapelli, però nulla altro è venuto fuori. C'era un odore particolare che ne ha C'era un odore particolare che ci ha consentito di approfondire e di fare questa scoperta.